Porta reduci da un'esperienza familiare di divorzio, di doppie famiglie, figli con diverse mogli. Tu come vedi questa realtà? Anche Rinolfi credo abbia un figlio con una... Sì, io sinceramente non lo so, bisogna credere... Meloni è così, Salvini è così... Bisogna credere alla fine nei valori al di là del, di quello che si è, perché comunque è ovvio che una persona ha dei limiti e questo è alla fine inevitabile. L'importante più che altro è credere in certi valori e soprattutto portarli avanti, perché comunque è un buon, cioè, Adinolfi per esempio ha riconosciuto un limite, ha detto io fino a qui ho sbagliato e ho fatto queste cose giuste. È stata una persona onesta con se stessa, se non altro. Quindi forse è questa alla fine la cosa importante. Bisogna essere, diciamo, onesti. Non vedi onesti, un po' di strumentalizzazione, si dice a Roma con un termine paraculaggine, no, sì, da certo, parte di politici come Salvini, Meloni. Oddio, che sono oggi loro forse sì, però non lo so, tutto può essere, però ovviamente non si può guardare nella coscienza, non si può guardare nella coscienza. Però voi giudicate poi la coscienza di tanti italiani, perché nel momento in cui dite che la legge sul divorzio, no, ma voglio dire, noi veniamo da l'ispirazione cristiana, no? E si sa benissimo che nel cristianesimo si dice cosa è bene e cosa è male, però si ha grande misericordia, grande attenzione anche agli sbagli umani della persona. Per cui dentro la coscienza delle persone nessuno ha il diritto di entrarci, però è anche giusto dire cosa è bene e cosa è male. E quindi si lavora su due piani, che è la tradizione cristiana di sempre. E poi comunque diciamo che gli aborti, anche se non fossero legali, li fanno ugualmente, anche prima che ci fosse la legge 194. E questo era uno dei motivi per cui fare la legge 194, cioè per togliere le donne dal pericolo costituito dalle mammane, cioè costituito dalle pratiche sanitarie illegali. È lo stesso motivo però per cui Salvini vorrebbe riaprire le case chiuse, ma non è detto che tutto ciò che è legale sia una cosa buona, non lo so, difficile. La legge è futura, esatto. La legge orienta il pensiero comune, per cui una cosa che è legittimata dalla legge diventa automaticamente buona, e non è così, perché ci sono cose che la legge legittima ma sono oggettivamente. Certo.